Amatti, che te sta a guardare? Eh no, stavo qua su sto terrazzo, stavo guardando un po' così in giro. Ma non l'ho visto. C'è un dubbio però, io il barcone non ce l'ho. Te? Io manco. E tu stiamo? E dove stanno? Dove che stanno? Questo è il barcone più famoso di Roma. Cioè, e che abbiamo fatto? Un macello che abbiamo fatto. Abbiamo magnato, Matti. No, mi sento in colpa un po' perché in parte del macello sono stato io. Ragazzi, ho fatto cucinare il Cicalone e Mattia Faraoni. Nel balcone più famoso? D'Italia, porca miseria. D'Italia. È d'Italia. D'Italia, dai. Senti, abbiamo mangiato benissimo, solo c'è un problema. C'hai ancora fame? Io c'ho ancora fame. Quindi devo che ti fa mangiare tutto buono. Io c'ho ancora fame. Andiamo a mangiare una cosa, che ne so. Io basta, io mi dà la cucina. Io si è mangiato tutto. Vabbè, regà, se non l'aveste capito, oggi ci famo raccontare da Ruben un po' di cosette. Perciò, come dico sempre, se vi interessa bene, altrimenti c'è sta l'olio del fritto che è rimasto, voi schiaffate tra i chiappe. Amatti, la Cicaloma, che mi volete menare? Se ci fai mangiare, no! Vabbè, Carmi, mi faccio un bel panino col pollo. Dai! Se vi piace il panino col pollo, bene. Altrimenti piano sta bella bottiglietta da sbasco e se no, la schiaffa! No, no, no. Da dove è nato tutto? Il balcone. È quello là. Devo cucinare per forza, mi sono messo a cucinare fuori. Ho detto fammi fare pure un video. Tra l'altro, il primo video vero in balcone non l'ho pubblicato. Ecco mia madre. Salve. Cioè, ti ho vista la mamma. Se lo fa. Sì. Ci mette pure la mamma di Ruben. Guardate tutti, ma nessuno aiuta, vero? Mattia. Tutte pure, guardi e basta. Mattia, fai vedere che la signora da sola le portava tutte. Te come io un braccio, la signora no, più le buste, la sorellina a Cavaceggio. Prendi l'abbraccio. No, a casa. Guarda che pesi. Ma che pesi, va. No. C'è la cartella che si sapete lei, È la cartella, non è lei. La mamma è giovanissima. Certo. Cioè, io sono rimasto, non pensavo. Cioè, io mi ricordo tu questa fatica che ho fatto in mondo, tu l'abbia ripresa. Ha abbassato la telecamera, la gente no, ha detto Ruben. No, ripresa. Ah, perché ci sente. Vai, il presupposto non lo sa, che qua devi riprendere sempre qualsiasi cosa. Okay. No, oltre no. Che ci sta a far fuori. Mattia, signora... ci accompagna all'ascensore. Sì, però signora, una cosa. Sì. Tutto questo. Signora, no, Fabiana. No, Fabiana. Fabiana. Anche perché Mattia è più piccola di te, te vorrei di niente. Sicuramente è più piccola di me, però... tua madre. Lo so che lei vuole andare via, volevo solo fare due domande. Allora io sono contentissima naturalmente, contenta per Ruben, fa quello che gli piace, si diverte, conosce tanta gente e quindi noi siamo tanto contenti. E fa anche mangiare le persone, a noi per esempio oggi ci ha sfamato, panino con la cotoletta di pollo fritta. No. Buonissimo. Ma hai fatto pure per no? No, con Mattia. No, lui l'aveva fatto. Signora, la colpa è stata mia. Ma hai mangiato tutto? Che sì. Ma come? Stavo aspettando, ho fatto aspetta. E niente, è arrivato poi. Come mamma, in quanto tale, cucina a casa? Io sì, ma critica. Ma lui che tutto. Fa? Questo volevo sapere. Che no, fa rompiscatole. Tutto, ogni cosa che fai. No, vabbè, ma te l'avevo detto, questo devi fare così. No, vabbè, ma i pomodori. Non ci avevo pensato a sta cosa. Io dico questo. È tutto. Cioè, la mamma, che di solito è il maestro di cucina di casa, perlomeno a casa mia è così, credo pure a casa mia. Tutte le case degli italiani. Case, no, lui critica tutto. Tutto quanto. Ma io sono anni proprio che è così, non è solo adesso, da quando sto sui social. Ma come cucina suo figlio? Cucina benissimo. Ma pure mia madre cucina bene. Ma meglio la madre o il figlio cucina? Da qualche parte avrà imparato poi. La madre è più brava. No. Vabbè, lui fa cose diverse, lui fa cose diverse. La sua specialità, signora? La mia? Eh. Le polpette, le dico, la vitella. E poi le lasagne. Le lasagne. Melanzana parmigiana. Oh, una volta venivamo a mangiare dalla mamma allora. Sarebbe fare una sfida. Famo madre, sfida. Mamma figlio. Contro figlio. Mamma. Ciao. È stato un piacere. Ciao. Alla prossima, allora, ciao. Veniamo per la sfida per mangiare. La prossima volta se c'è bisogno con la spesa me lo fate sapere, vengo. Va bene. Ma chi è? Occhio che c'è Cicalone, urla, eh. Oh Mattia col cellulare, sì. Tu magari stai a fare un video a un certo punto vedi Mattia, no la senti. Ma certo, ma sono già dure e stiamo senza. Sì, lo so che. Quindi capirai. Ma questa è una dipendenza, oh. Devi andare a certe dei cellulari. Considera che io sto
7-8 ore al giorno al telefono. Sì, sì, te fa la statistica alla fine, anche perché quella è pure per la salute, no? Ti dice pure quale applicazione tra l'altro hai usato di più, di meno. Capisco proprio che oltre al lavoro, proprio perché lavoro anche con i social, oltre a fare lo chef privato, è proprio diventa proprio una dipendenza. Andiamo se in caffè. 5 caffè. Ah, ancora altro, ragazzi. Boh, no, mo ce penso io. Stai calmo. Ci penso io. Poi abbiamo uno chef molto ricco. Ruben, il ragazzo, che poi tu sei ragazzo, non sei un uomo ancora, allora, no? Guarda, ho 25 anni, portati male. 25 anni, ragazzi, cioè sei ancora pischello e tutto quanto. Cioè, qual è la tua aspirazione nella vita? Cioè, quello che stai a fare adesso è quello che vorrai fare per il futuro? Allora, oppure farai una cosa diversa? Non lo so, guarda, io con l'esperienza che ho, no, che non è una grande esperienza di vita, parlo. Penso che bisogna un po' vivere alla giornata, quindi con quello che ti viene, capito? Adesso penso a far bene quello che sto facendo, cioè lo chef privato e andare bene sui social, a fare le mie ricette. Poi l'uno manda avanti l'altro. Bravo. E poi in futuro vedremo, chissà se magari mi aprirò un ristorante o che ne mi metto a fare. La cucina rimane il denominatore comune, perché è quello che ho sempre voluto fare da quando ho 14 anni. Il primo video che ti è andato virale, no? Che hai pensato? Oh, porca miseria. Boh, sarà un caso. Perché poi, tra l'altro, quando ho iniziato a fare video in balcone, avevo 180.000 follower, tipo, più o meno. Ah, già? C'avevo 180.000 su TikTok. Instagram ce n'avevo. Ma perché facevi già cucina? Cucina dentro casa. E su Instagram ce n'avevo 15-16.000, così. Però il video mi piaceva e ho detto, mo, primo video è andato subito virale. Ho detto, boh, sarà un caso. Te ne ho detto, domani lo rifaccio. Ho fatto 7 video in 7 giorni. Oh, tutti virali sono andati. Ho preso 100.000 follower in una settimana, una cosa del genere. Ah, così, eh? Su TikTok. E poi è iniziato ad andare bene pure Instagram, eccetera, eccetera. Considera che su Instagram, dai 100.000 ai 200.000 followers, ci ho messo 7 giorni. 7 giorni ho fatto 100.000 followers. Ammazza. Su TikTok pure. Pure su TikTok in un giorno ho fatto 150.000, ma è più facile. Cioè, io con i social so zero proprio, cioè io non so capace, io monto i video con Instagram, zero tecnologico. Il trucco è quando tu pensi al contenuto e non pensi ai social. Bravo. Chi si mette a pensare ai social, statistiche, strategie, sbaglia. No, penso proprio. L'idea è proprio il format, che voglio dire, sì, che voglio raccontare. Guarda, io sono molto autocritico con me stesso, non sono mai soddisfatto. Se ho 5 voglio 10, se ho 10 poi voglio 15. Però l'unica cosa che penso che mi riesce bene, che mi dico bravo su sta cosa, è essere vero, essere proprio quello che so, cioè come mi vedi, cioè come mi vedete sto sui social. Quando deve dire una cosa te la dice secca proprio, senza manco girarci intorno, che poi è una cosa apprezzabilissima, perché uno ti dice oh ma te che ne pensi, no è bella, capito? Non c'è un sì ma sai però si potrebbe, no, o è bianco e nero. Tu dici che è una cosa bella, io purtroppo non riesco a dire cazzate, cioè non riesco a fingere. Ma con le persone, con tutto, io... Ma questo premia sui social, lo sai? Sui social, sì, cioè, nella vita forse la, un po' meno. La moderazione è anche... Noi siamo bugiardi fragili, lo sai, non è vero. Ci vuole bugiardi, se non è vero. No, io senti, anzi... Senti, scusa, ti è capitato quando pure che iniziando a uscire di casa ti rendessi conto che la gente iniziava a riconoscerti? Dal giorno alla notte proprio, cioè nel senso, da un giorno all'altro mi hanno iniziato a fermare. Ti faceva strano, eh? Mi faceva strano all'inizio, adesso ci sono abituato. Cioè, scorso sabato sera mi fermano tutti. Poi quando la gente vedi che ti apprezza, capito? Oh, sei un grande, oh, guarda, ti faccio vedere il piatto, oh, ci ho rimorchiato una ragazza con questo. Mi fa proprio piacere. Perché questo è quello che cerco di fare, no? Di arrivare alle persone un po' con la cucina, un po' pure no, non dico personaggio perché so così, però un po' con quello che sono io. Proprio, cioè, entrare a casa delle persone, no? Mi piace sta cosa. E vedo che sta funzionando, ti dico la verità. È veramente una cosa bella. Quando ti fermano penso sia veramente... È bello. Un attestato di stima, sì. No, c'è sta gente che ti ferma solo perché sa chi sei, ma manco ti segue, ma lo capisci subito. La gente vera che ti ferma e te veramente ti dice oh, ho cucinato questo, mi è piaciuto quel video che hai fatto ieri, come faranno pure a voi sicuramente. Certo, no? C'è pure chi ti dice oh, c'è scuola di botte, allora già sai che questo te conosci. Quelli magari appassionati, l'ultimo video mi è piaciuto, bravo. Preferisco. Bravo, pure io. Però non è stato un sapore diverso, perché è stato graduale, no? Cioè prima uno, poi diventano due, poi tre... E ogni video, più tempo passato, più 10, 20, 30. Quindi, però tu ci hai avuto forse la cosa proprio dal giorno alla notte. Ci ho avuto un boom proprio. Esponenziale. No, ma pare pure che, capito, pare pure che uno sa la tira dicendo sta cosa. Io sto dicendo proprio quello che a me è successo. Dal giorno alla notte mi hanno iniziato a fermare. Non posso, sono dovuto andare via. Stavo in una discoteca, me ne sono dovuto andare.
La donna perché non riuscivo a camminare. Uno e pensa solo alla televisione, ma i social sono il nuovo mainstream. Poi una cosa, sai cos'è? Lui c'ha già un'arte, tra virgolette, perché quando sai cucinare è già un mestiere. Lui non è un influencer, partiamo da questo presupposto. Lui è uno che ha un mestiere e ha saputo mettere a frutto questo mestiere nei social con la sua persona, eccetera. Altri, compresi magari io non ho un mestiere, cioè io non so cucinare, non faccio sport come Mattia, perciò devo spingere molto sulla persona. Tu puoi giocarti bene la persona, ma anche la tua arte, capito? Però aspetta, come mestiere c'hai la capacità come cronista, come divulgatore, sì, come però giornalista. Io non so, più astratto. Però io non sono un giornalista, capito? Cioè un giornalista certo. Allora, tante volte gli dicono a un giornalista cicalone, è bravo come giornalista, i giornalisti iniziano a storcere il naso, no? Ma come io ho fatto giornalismo, mi sono laureato, cicalone ha fatto informatica, ma che ne sa lui del giornalismo? No, guarda, io ho iniziato a lavorare a 15 anni. Quindi mentre andavo a scuola, prima avevo scientifico qua dietro, mi hanno bocciato perché... Allora sei stato bocciato, qualcosa di combinato. Tutto il allora c'è là il precedente. C'è un precedente di bocciatura. Però qualche risetta pure io, poca roba. Insomma, mi hanno bocciato, sono andato all'alberghiero perché mi piaceva cucinare, però ho iniziato subito a lavorare. Cioè io volevo proprio imparare a lavorare, io avevo il terrore, giuro, quando ho iniziato a lavorare sotto casa mia, con lo chef, ci andavo tutti i pomeriggi dopo scuola, avevo il terrore che arrivasse la fine del servizio, che lui mi dicesse guarda, abbiamo finito, va a casa, se vediamo domani. Io volevo dormire là. Se io avessi potuto avrei dormito dentro la cucina. La famosa passione per il lavoro, quando il lavoro ti piace non ti pesa. No, non ti pesa, la stanchezza è più mentale, capito? È più che c'è tante cose da fare, ma io proprio cucino tutti i giorni, devo stare di prima, io non mi riposo un giorno dalla vita mia, faccio mille cose diverse, sempre inerenti alla cucina ovviamente. Certo. Però no, ho iniziato a lavorare a 15 anni, ho lavorato in tutti i tipi di ristorante, dal tradizionale, ho fatto stage in ristoranti stellati, poi ho vissuto un po' a Londra, quindi ho lavorato in cucina per circa 8 anni. E poi, sette anni e poi ho iniziato a fare lo chef a domicilio. Perciò a te non ti diranno mai sui social, trovate un lavoro vero. Non me lo dicono. È il lavoro vero, più dello chef. Gente, che si ammazza di lavoro, sai perché è lavoro duro. Sai chi sono i peggio che criticano gli chef? I chef. Ci stanno quelli che purtroppo... Come personal trainer. A noi è capitato magari stessi pugili, no? Io quando facevo i tutorial del pugilato, perché poi con Mattia facevamo pure dei tutorial, io pure li facevo ancora prima, c'era e nonostante io sono tecnico pugilato, trovavi sempre un altro tecnico pugilato, guarda sto scemo su YouTube. Io dico sempre questa cosa, non c'è cosa più brutta, c'è gente che purtroppo, chef magari anche bravi, che però purtroppo non riescono a esprimersi sui social perché sono brutti, perché non sono capaci, perché non hanno empatia. Saper cucinare è una capacità, saper comunicare è un'altra cosa. E purtroppo te si mettono a criticare, sai, su TikTok, su Instagram iniziano i duetti, puoi fare il duetto al video. Sì. E te si mettono a criticare, a prendere in giro. Ah, ci stanno che ti fanno duetti. Vabbè, però aspetta. Chi fa i duetti è chi vuole cercare di scroccare i follower della persona con cui I veri professionisti fanno una cosa del genere. Io non ho mai visto uno chef stellato che fa una cosa del genere. Mai. Ciao, può fare Gordon Ramsay che però c'ha il personaggio non è che io sia chissà chi, però sono una tela professionista, no? Quando mi arrivano i tag di alcuni duetti su TikTok, cioè, ma come possono pensare che io sono un professionista e mi metto a fare i duetti con i poracci in giro per Italia, che magari ne so, i cazzotti al sacco, ma io sono un professionista, ma come posso mettere a fare i duetti? Hai capito che è il problema? No, però questo, perché dice no, perché c'è disinformazione, bisogna educare le persone, ma non le educhi così, cioè non si educano le persone. Ma anche facendo le cose semplici, per esempio tu fai un format semplice, cioè una cosa che tutti possono cucinare, giusto, no? Sì. E io pure, per esempio, quando lo racconto, no, dai, oggi c'è quello che ha fatto lui lo potremmo rifare tranquillamente, tranne la maionese. Tranne che dicevi che sai cucinare e poi la panatura. La panatura? No, non ho mai fatto. È da rivedere. Ho panato malissimo. Non faccio mai le panature, però da rivedere. Però il discorso è che tu porti un qualcosa di semplice che non significa stupido, capito? Grande. Ciao. Grazie. Capito? Non vuol dire una cosa stupida o inferiore, semplice per tutti, vuol dire accostare tutti alla cucina, che si perde tantissimo, specie nei giovani adesso che sono tutti abituati con consegne a domicilio, fast food, cose. Ma cucinasse a casa, quanta gente si cucina a casa della nuova generazione? Sai che c'è io nessuno di pischelli, ma quando io un po' la capisco sta cosa del
che adesso ti butti sui social, fai una stronzata, diventi virale, magari ci monetizzi pure, no? Ci fai pure i soldi. Quindi lo capisco, la frustrazione di chi lavora appena vita e non riesce a raggiungere quello che magari stai raggiungendo te in poco tempo. Però proprio a me mi hanno insegnato proprio che il parlare male, l'essere cattivi, il prendere in giro è proprio una cosa brutta, no? Però ti dico la verità, io ho sempre imparato nella vita che bisogna prendere, imparare da qualsiasi persona, anche da quelle negative. Anche dalle persone negative tu devi imparare come non essere mai come loro. Per dire, io ho lavorato a Londra, no? Quando sono arrivato a Londra io non parlavo una parola d'inglese. Mo parlo abbastanza bene. Ti davano tutti contro. Quanto sei stato là, scusa? Un anno e mezzo. Oh, okay. Lavoravo in questo grande hotel 5 stelle lusso e sono arrivato là che non parlavo niente, no? E tanti italiani che vivono a Londra, anzi quasi tutti, non ti aiutano. Loro ti fanno passare quello che hanno passato loro, no? E c'è stata gente che veramente mi ha fatto soffrire, ma... Sì, eh? Ma sì, ma più che altro per come... Dico, ma come fai a essere così cattivo, no? Come cosa fai a essere così cattivo? Cosa vorresti dire se adesso ti stessi guardando? Guarda, lasciamo stare, guarda. In maniera elegante. Poi il lavoro in cucina è un lavoro duro. E dicevo, il lavoro vero è il lavoro in cucina, io ho sempre visto. Ho tutte le braccia bruciate, guarda. Quindi con chi lavora con me te lo può dire, io non mi arrabbio quasi mai, cerco sempre di fare critiche costruttive, è vero o no? C'è la faccia terrorizzata. È vero. Anche perché ho visto che tu sei abbastanza bravo a selezionare, nel senso non lavori con persone che non ti piacciono. No, io cerco prima la persona, bravo. È tutto, nella vita. Pure banalmente con chi viene a fare video a casa mia. No, banalmente c'è subito detto quello no, quello mi sta attivato, quello non mi piace. No, sono molto se volete sapere i nomi ci scrivete privatamente. Li metto in sovrimpressione. Sì, ma pure lui ha parlato male di qualcuno. No, Mattia parla male, però lui non potete dire niente. Come fa, potete riviare? Comunque, in generale mi piace circondarmi di persone che portano qualcosa di positivo alla mia vita o che mi piacciono, ti ripeto. O che comunque non, ti alterino. No, perché sennò, vedi... Tu dici non mi arrabbio mai perché cerco persone con cui non mi arrabbio. Più o meno sì, ci provo. Non è sempre facile, perché poi le persone le scopri piano piano, no? No, però in generale, ti ripeto, mi piace stare con persone con cui sto bene e soprattutto che stimo. Dal video sui social a chi lavora con me. Ha cacciato via tutti, comunque volevano dire questa cosa, tutti lavoro solo con chi stimo, guarda, una persona, lo staff è uno ormai. Io ho fatto un lavoro vero per 20 anni, no, ti posso raccontare. Lavoro vero, nel senso, i social, ragazzi, per me è un divertimento, cioè io posso dire la verità, per me è un divertimento. Io stavo a dire a lui mi diceva: ma come fa? Per me è un divertimento, io che ne so, vado a casa, mi monto il video, me lo riguardo, ci viene st'idea, famo sto video, per me è un divertimento. Comunque parla, perché poi io ho detto a lui, parlo che persone per strada, ci nasce in video, ci vediamo una volta dopo, poi che ne so, ho a che fa con un criminale, con uno che sta buttato per terra, con uno ricco, cioè non c'è più neanche distinzione. Allora, siccome mi diverto, io quando facevo il lavoro invece vero, la prima difficoltà erano i colleghi di lavoro. Era proprio un disastro. Io c'avevo delle persone che odiavo, ma non potevi neanche pensarlo. Con i colleghi tu arrivi sempre, ce l'ho vissuto anche in cucina, io soprattutto sono una persona che arriva sempre al limite, cioè non mi va bene, mi sto zitto, non mi va bene, su questo lavoro. E poi esplodi, poi magari dopo che esplodi ci fai pure pace, ma dopo che è scattata qua la schicchera del litigio, è un attimo proprio che ripisi, so come quando ti rimetti con l'ex tua praticamente, se ti sei lasciato almeno per me, se te lasci. A proposito, come ti sei lasciato? Io sono single. Sei fidanzato? Single, sì, da 2 anni. Ciao. Senti, l'occhio nero tutto a posto, se no ti difendiamo noi, eh. Ho scritto la figlia, sono io che ti ho invitato a scuola. Ah. Vediamo, quel ragazzo che t'aveva scritto, Jacopo, stabili la data. Ok, quando vuoi noi ci siamo. Vediamo le periferie, grazie. Mi hanno chiamato dal piano, dallo scientifico. Le scuole, quando vuoi noi ci siamo sempre. Ragazzi, complimenti sempre. Grazie. Ciao ragazzi. Mattia è pugile. Vedi, comunque giornalista. Stavamo a camminare, stavamo a parlare di questa cosa, vedi, escono fuori queste cose. Boh, sono quello che ti ho scritto a scuola, veniamo. Perché noi poi le scuole ci divertiamo un sacco. Sì. Quando andiamo nelle scuole è un taglio, capito? Io pure, vanno a fare lezioni di cucina ai ragazzi, soprattutto nella mia ex scuola, mi diverto. A me poi. Ma se vede, a me piace proprio stare a contatto con la gente. Se non c'è il microfono, ma lo stiamo duro a parlare, ma ce ne accorgiamo. Infatti, no, ma se vede. Poi manco fanno le creazioni. Sì, quando uno gli piace quello che sta a fare, si vede subito, no? Si vede subito quando uno è appassionato. Comunque sta a fare veramente, mo sta a passare a piazzetta 420, e qua ci giocava a pallone tutti i pomeriggi da piccolo. Io giocavo a pallone 11 anni. Poi ho avuto un problema alle gambe, una periostite. E mi avevano chiamato pure due squadre importanti, il Torino e il Siena. Però mio padre disse: ah, ma giocavi agli alli forti? Sì, allora. No, giocavo 10 anni, ero a Bravino, facevo il terzino destro o sinistro.
Mi chiamo il Torino e il Siena, però mi volevano fare punture d'ormoni per crescere. Quindi mio padre disse no. A te lo non fare? Mio padre disse no, però non mi ha mai... A che età questo? 15 anni. Oh. Però non me lo disse, cioè non me l'ha detta sta cosa, me l'ha detto dopo 5 anni. Perché c'aveva paura che mi dispiaceva, no? Mazza. Ma ha detto dopo 5 anni. Quando l'hai saputo che... No, ormai già facevo altro, non me l'ha saputo. E poi comunque ho avuto un problema a tutte e due i tendini, ho avuto una periostite del tendine a tutte e due, quindi mentre giocavo mi si addormentavano i piedi, quindi non riuscivo più a allenarmi, a fare niente, ho smesso. C'avevo pure un bel fisico una volta. Parte per quando... ma esplosivo. La tua più grande aspirazione, se devi pensare a domani, adesso che ti stanno nascendo intorno a te tutte queste situazioni, no? Se dovessi pensare un attimo, due secondi, dimmi, vorrei questo, Matti. Guarda, ti dico la verità, non lo so. Questa è la risposta seria, non lo so. Io lo so invece. Tu lo sai invece. Un marchio a nome tuo relativo a tutto il mondo della cucina. Bravo. Nel senso, questa sì, può essere una... No, nel senso io la vedo fighissima. Può essere cosa. Un obiettivo. Io già ho il mio marchio registrato, ovviamente è tutto. Mi piacerebbe... aprirmi un'agenzia di personal chef che fanno tutti i miei piatti, così posso mandare gente in tutto il mondo a fare i piatti miei. Ma in generale, ti dico la verità, a me basta fare quello che mi piace, che è cucinare, che faccio da sempre e mi fa stare bene. Poi ti ripeto, io non sono mai soddisfatto, voglio sempre di più, però penso che le cose, se le vuoi, arrivano, se le vuoi veramente arrivano. Magari io non sapevo che volevo questa cosa qua adesso di social, non me lo sarei mai aspettato. Cioè, se mi avessero detto un anno fa, te diventerai famoso perché ti metti a cucinare un barcone, dico ma che sei di, ma che vuol dire? Incredibile, sì. Quindi sono convinto che la fortuna aiuta gli audaci. Io sono uno che punta sempre in alto. Ma la tua ex, mo che sei diventato famoso, l'hai riscritto? No, lei era... La verità. No, ma lei, guarda, non so se mi sta guardando, comunque lei è una brava ragazza, non è... No, ma tranquillo, i video nostri vedono solo i maschi e i ragazzi non ci stanno mai. Hai visto? Cioè, non c'è mai, hai visto una ragazza che ci ha fermato, no? No, a me no, ma noi proprio così, no, ecco, no, 90-10, calcola. C'è stata tanta gente che cerca di sfruttare il momento, poi non lo so. Vabbè, ma insomma, sta svagato. No, t'hai riscritto o no? Ci riparlo, cioè, ogni tanto ci sentiamo per sentire come stiamo, però non siamo rimasti in buoni rapporti, ma non mi ha mai, si è mai riavvicinata per questo. Guarda. Che abbiamo parlato veramente, che ci siamo incontrati è stato a gennaio, che ancora ne facevo video un balcone. Scusami, sì, era? No, era Capodanno, quindi due giorni prima di Capodanno, quindi ancora ne facevo video un balcone, perché io risalgo a 7 mesi fa con questi video un balcone. Grazie. Quindi, invece i ragazzi che ti scrivono, quanto sei bravo, me cucineresti a casa mia. Ma pure di peggio, sì. Ragazzi, tutto, vabbè, sui social si sa. Tutto e di più. Solo a me non mi scrivono. Io perché sarà che faccio un format? Ma io sono un bel ragazzo. Anche quello è vero, sei giovane. Io sono vecchio, dico, vabbè, questo è vecchio, no, dovrebbe essere mio padre. Sui social ho capito che va bene tutto, qualsiasi cosa, sono tutti fregni sui social, maschi. Sì. Basta, vabbè, si fanno pure belle foto, di male, sì, c'è gente, se fai foto su Instagram, ecco, vedi Mattia, o vedi su Instagram calci, cose, muscoli, poi vedi dal vivo è nanetto. Sai, la maggior parte delle richieste zozze da parte delle donne, ma arrivano dal nord Italia, perché è molto lontano da qua, perché secondo me la gente che più è impossibile la cosa è più te stuzzica, no? Più stai lontano e più dici quanto farei questo, se venissi a Roma. E poi alla fine tanto non è mai vero niente. Poi è molto raro che risponda a queste cose perché... voglio cucinare zucchine, no? Poi è molto raro che risponda a queste cose perché non io ce lavoro. Ma riesci a rispondere ai messaggi? Sì, io, cioè, non rispondo a tutti. A parte c'ho poco tempo durante il giorno. Ha capito Mattia come sa dire? Io non riesco a rispondere neanche ai messaggi. Ogni tanto, ma non ce la faccio, ma ce l'ho troppo. Qua, Mattia non mi risponde a me. No. Mattia non mi risponde a me, non sto scherzando. Cioè, se io devo rispondere a una storia a Mattia, dico tanto manca la vede. Bucciato. Il problema dopo un mese magari arriva, ti rispondo. No, perché sai, tra allenamenti e cose c'ho poco tempo, no, proprio pratico. No, io non rispondo, e sono troppi messaggi. Non rispondo a tutti, rispondo a qualcuno, sì, non tutti riesco purtroppo. È uguale, cioè nel senso c'ho poco tempo, non posso rispondere a tutti. Chi mi dice una cosa simpatica, per lavoro rispondo sempre.
chi mi dice una cosa simpatica e mi fa ride, che ne so. L'altra volta mi hanno mandato un meme di Romeo e Giulietta, che Giulietta diceva: Romeo, che te lo mangià? Quello ha fatto ridere, certo, quello ha salvato, ha pubblicato. Che poi è vero che tanti messaggi sono tutti uguali. Oh, sì. Bella, un bella Ruben, ok. Non è per cattiveria, te lo scrive 1, 2, 5, 24, 55, 200, al 300 dicevo. Per me è sempre un piacere, poi lo sai, sono fatto io fino a 30.000 follower, cercavo di rispondere a tutto, però no, adesso non ce la faccio più. No, io pure, poi ogni tanto... Che poi ogni messaggio, se tu rispondi, c'è una controrisposta. Bravo, bravo. I giorni a seguire ti appaiono sempre quei messaggi, cioè quelli poi ti arrivano in direct direttamente, sì, quei messaggi, no? Figli all'orizzonte vuoi fa? Magari, io sarei già sposato fossi per me, guarda, sì. Io credo molto nel valore della famiglia, se trovo la donna giusta mi sposo subito. E fammi appello, scusate, ragazzi, cerchiamo la donna giusta, donna, per Ruben. Come la volevo allora? Buona. Mi piacciono le fregne, che devo fare? Che sa cucinare o non sa cucinare? Difficile, no, io una brutta. Disposta a imparare quantomeno, le sono donne veramente incapaci proprio a cucinare ormai, però no, deve essere disposta a imparare, ma non è che deve cucinare per forza. A parte io sto sempre a lavorare, quindi amore sto sempre a lavorare, io deve andare bene questo. Io lo sai che dicevo sempre quando da ragazzino, quando mi addormentavo, chissà dove sta adesso la donna che sposerò, che però poi Alessia c'è amore. Quindi adesso... E già se la figurava, secondo me. Tu adesso hai detto amore, tu pensa che esiste già la donna che ti sposa. È vero, è vero. Lavoro, quindi... Si dice che Dio crea la tua metà quando nasci. Quando nasci sa già a chi dà. Sta solo a trovarla. Bisogna solo a trovarla, a me ma sei stato lontano, no? È un po' un magnetismo lontano. Ah, ma è così importante mangiare bene per l'allenamento. Adesso io ho mangiato il paninozzo tuo più un altro pezzo di pollo fritto, no? Buonissimo, però adesso io ho la sonnolenza. No, io invece ti posso dire la verità. Sarà che tu hai fatto l'ingordo e ti sei mangiato un pezzo in più? Ma sei mangiato pure indietro. Bravo. E io sono abituato, però. Io mangio sempre, considera che a pranzo mangio ancora più leggero, sempre scondito, perché appunto sto a 2000, ma alleno. Carcola, mi metterebbe qua adesso sdraiato a dormire. Questo è il piatto più pesante che ho fatto da quando... Ma che buono, non è il problema tuo. Il problema è che, capito, io mangio così quando sgarro il sabato sera, la domenica a pranzo, e poi svengo. Però quando mangi davvero, cioè, sì, questo è sfonnato. Sì, ma c'è a fondo quando posso. Io invece mangio poco, mangio spesso, poi mi piace mangiare, cioè non... Sì, io devo assaggiare tutto. Amore mio, guarda, piace a tutti, soltanto c'è chi può e chi non può. Io purtroppo mi sono scelta la vita sbagliata. No, adesso. Dai, mo quando ti ritirerai, che diventerai un bel ciccione, senta a fumare. E gli dirà, e ci sarà la figlia grande, lui farà: senti un po', dove vai? Ah, che cambia pure. Sì, perché lui cambia pure accento, no? Senti un po', dove vai? Perché lui è molto geloso della figlia, giustamente. Ma appena a 2 mesi. C'ha 2 anni. È già geloso. Se un altro che c'ha un bambino, dice, fammo conoscere mio figlio e tu figlia, lui si arrabbia. È geloso. È così. Te sei geloso. Ti giuro. No, concettualmente sono protettivo, non geloso. Quindi lo so che la natura è natura e sono contento ma tu così. Lui, un buon vecchiato, con la panza, che fa? Che fa così. Accento così. Ricordaci un po' l'amici tua che io facevo il campione di kickboxing. Ci stanno pure filmati dei Cicalone che lo testimoniano. Te che sarà a fare? Io sarò morto, se lui è vecchio. C'ho il doppio l'età sua. Oh, c'è 50 anni. Oh. 50 anni. Io ce n'ho 30. 50, io ce ne avrò 75. Vabbè, 70. Speriamo. 70, sono 20 anni. Dai, vabbè. A 70 anni sei intorno. Io ce n'ho 25 adesso. 5 anni meno di me. Te sarai il più piccolo, dai. Verremo a mangiare. Io verrò. Magari fatta mangiare a casa sua. Io pensionato verrò da te a scroccare, no? A Ruben! Oggi ho finito la pensione! Invece di che te vuoi mangiare, che mi fai mangiare? Che mi rimane? Cadentiera! Pure questa cosa del che te vuoi mangiare ha funzionato. Perché è proprio una cosa. Tu madre, almeno a Roma, che te vuoi mangiare? E poi c'è stata la cosa che io mettavo la scorza di limone ovunque, lo sai di prima, no? Quello, infatti, quello è nato. A noi c'ha un po'. Era buona su, sì, no, alla fine abbiamo detto no, era buona. Quella è l'unica cosa light del piatto. C'è una cosa da salutare, che il limone fa bene, l'unica cosa da salutare del piatto. Poi dico un'altra cosa sempre io,
per il semolino tritato, più lo fai fine più rimorchi, perché ho constatato questa cosa. E quando fai vedere che sai tritare per il semolino a una donna, ogni tanto capita cucinare una ragazza, eh. E comunque c'è questo gesto di tritare che sai che fai vedere una cosa precisa, fatta bene, che alle donne gli piace, quindi dico sempre questo. Constatato. pensa che trick che va dato, se sapete tritare bene il prezzemolo rimorchiate sicuro. Vabbè, che dobbiamo fare a sto punto? Mattia se sta addormentando. Io non sto addormentando, che sto digerendo. A me se sta a appoggiare il braccio, ma sì, Mattia c'ha questo brutto vizio che si appoggia sulle persone. Fisico, poi ti stringi, sta stretta ancora, sì, no? Via, a te spigne. Tanto la sorella che ci saluta. Vabbè, allora, da dove tutto è iniziato, noi finiamo a sto punto. Eh sì. E dal magico cortile, del magico balcone dove tutti magnano, noi vi salutiamo, ragazzi, qui con Ruben e con Mattia Faraoni. Si mangia bene, ragazzi. Pure troppo. E se volete altri video con Ruben, scriveteci nei commenti Ruben. Come si scrive Ruben? Ruben, posso dire così, io finisco sempre i video così. Fammi sapere cosa vuoi vedere nella prossima ricetta. Dai!